Ed è ricca. Ebbene sì, quest'oggi è ricca la sezione dedicata agli spettacoli in programma in Sicilia. O meglio, adesso parliamo invece di quelli che hanno un po' caratterizzato e che hanno fatto sorridere tutti quanti. A Palermo, infatti, si è tenuta la seconda data di Zelig Open Mic in Tour. Proprio il capoluogo siciliano, nel Teatro Sant'Eugenio di Palermo, ha sfornato quelli che saranno i 5 comici che gareggeranno con gli altri 5 che hanno vinto la prima serata nel grande rush finale in programma ad aprile. Scopriamo insieme allora quelli che sono stati i vincitori. Ricordiamo che per ogni serata organizzata in collaborazione con Trump Management, il protagonista è stato proprio il pubblico. Ecco chi sono. Grande successo per la seconda tranche di Zelig Open Mic in Tour a Palermo. 12 comici si sono sfidati sul palco del Teatro Sant'Eugenio. I 5 vincitori sono Simone Riccobono, Giovanna Criscuolo, Francesco Bolignari, Giuseppe Viviano e Anna Graziano in arte Santaredda. A condurre la serata Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig, e Giovanna Donini, autrice Zelig. Tra gli stand-up comedian in gara anche i ragazzi del laboratorio della risata Comic 90-100. Per ogni serata, organizzata in collaborazione di Trump Management, il pubblico è stato protagonista e decisivo. È il suo contributo a far approdare in finale i migliori comici di questa edizione. Ospite d'eccezione, Mary Cipolla. No, sono molto contento tra l'altro perché Palermo, lo dico qui senza essere falso, ve lo giuro, sono sincerissimo. Ho fatto Torino, ho fatto Bari, ho fatto Napoli. Non c'è paragone con Palermo. Dal punto di vista della qualità della proposta comica, dal punto di vista della presenza di pubblico, complimenti. Beh, sicuramente devono avere tre caratteristiche principalmente: presenza scenica, originalità e battuta. Questo, artisti in realtà devono fare ridere, questa è la verità. Cerchiamo chi fa ridere.